Campione Nicolò Scalfi di caduta libera. Scotti, penso avessi l'obbligo di sapere le risposte. Ha fatto un figurone anche nella puntata di caduta libera di ieri il campione Nicolò Scalfi, che alla fine della trasmissione, pur non essendo riuscito a vincere, ha avuto un vero e proprio elogio dal padrone di casa Gerry Scotti. Arrivato all'ultima manche con un montepremi di ben 331.000 euro, il campione Nicolò Scalfi a caduta libera non ha saputo dare le ultime risposte, sprofondando quindi sotto la botola. Tuttavia, un attimo dopo la sua caduta, il conduttore ha voluto fare una puntualizzazione, affermando, tra gli applausi del pubblico presente in studio, che fa sempre il tifo per il ragazzo. Conoscendo la bravura di Nicolò, io penso che avesse l'obbligo di sapere anche le ultime risposte, ma non ce l'ha fatta. Domani saremo comunque di nuovo qui. Caduta libera, il campione Nicolò Scalfi sfiora un nuovo record. Le parole di Gerry Scotti punto prima del gioco finale, invece, nella puntata di caduta libera trasmessa ieri, Gerry Scotti ha spiegato ai telespettatori che il campione Nicolò Scalfi ha quasi battuto un record, asserendo: a memoria d'uomo, mi sembra di ricordare che a maggio del 2017, quindi 2 anni fa, un concorrente ha giocato per 410.000 euro. Quella di oggi, 331.000 euro, è comunque tra le cifre più alte di sempre. Subito dopo il presentatore si è rivolto direttamente al campione di caduta libera Nicolò Scalfi dicendogli: tu non sentire il peso di questa cifra. Nicolò, in questa nuova edizione del quiz, lo ricordiamo, è riuscito a raggiungere la cifra di 242.000 euro, grazie ad una vittoria di 36.000 euro avvenuta la settimana scorsa, prima era a 106.000 euro. Nonostante la brutta influenza che lo ha colpito, però, il ragazzo bresciano ha continuato a giocare, ottenendo giorno dopo giorno una popolarità sempre crescente tra il pubblico di Canale 5, che ormai lo conosce come se fosse un VIP. Ieri, peraltro, prima di iniziare a giocare, ha voluto mandare un messaggio ai genitori e agli amici. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.